Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. E ben trovato in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io, per correttezza, premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista, regolarmente iscritto all'albo, che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è Come affrontare il narcisista. Ti leggerò un articolo che poi posterò qua sotto nelle note o qua sopra, dipende da dove stai guardando questo video, in merito a questo argomento, cioè come affrontare una personalità narcisistica. Tendiamo a usare la parola narcisista per descrivere una persona egocentrica, ma la realtà è che il disturbo narcisistico di personalità è una vera e propria patologia. Il disturbo narcisistico di personalità è inserito all'interno di un cluster chiamato cluster B e riguarda i disturbi di personalità, quindi non è un modo di dire, ma è una patologia. Tuttavia, le persone possono esibire alcune caratteristiche narcisistiche. E quali sono queste caratteristiche narcisistiche? Avere un senso di sé gonfiato, il narcisista patologico. Ti parlerà sempre delle sue grandi imprese e ti parlerà di converso di quanto gli altri lo invidino. Secondo, ha bisogno di lodi costanti, sarà sempre amico dei lecchini, quindi sarà sempre amico di persone bravo, brave a ingraziarlo, ma odierà profondamente un competitor oppure una persona che gli dice la sincera verità, che la pensa diversa da lui. Questo lui non lo può sopportare, quindi tutti quanti devono essere allineati col suo pensiero e lodarlo. Approfittare degli altri. Utilizza tante tattiche manipolatorie per tenere la vittima ansiosa e confusa, perché ricordati che una vittima confusa è una vittima facilmente manipolabile. Un narcisista patologico vede gli altri come degli strumenti da utilizzare per poi scartare. Non riconoscere e prendersi cura dei bisogni degli altri. Il narcisista patologico non ha empatia, non avendo empatia non riesce a immedesimarsi nei bisogni altrui, negli stati d'animo del bene o del male. Gli altri sono semplicemente, ripeto, degli oggetti senza anima, secondo lui. In realtà è lui che non ha un'anima, ma soprattutto, non avendo i neuroni specchio, non riesce a immedesimarsi, quindi è privo di empatia. Morale. Primo consiglio per gestire il narcisista patologico: guardalo sempre per quello che è veramente. Vogliono tutti quelli con personalità narcisistiche sono piuttosto bravi ad accendere il fascino. Potresti trovarti attratto dalle loro grandi idee e promesse. Tieni buono il concetto, promessa. Questo può anche renderli particolarmente popolari negli ambienti di lavoro. Infatti, molti narcisisti patologici sono molto bravi, fanno delle grandi scalate anche lavorative, perché capiscono dove ingraziarsi, quindi diciamo fiuteranno il business, diciamo. Ma soprattutto in coppia sono bravissimi a farti piccoli regali per poi chiederne di più grossi. Ti faranno promesse che non manterranno mai. Come dice l'articolista, guarda sempre il risultato. Una persona corretta è una persona che ti fa una promessa e la mantiene. Chi ti fa una promessa e non la mantiene è un segnale. Spesso, se succede spesso, è un segnale di narcisismo patologico, quindi guardalo sempre per quello che è. 2. Rompi gli incantesimi e smetti di concentrarti su di lui. Quando c'è una personalità narcisistica nella tua orbita, che può essere diciamo, amore, amicizia, famiglia e lavoro, l'attenzione sembra gravitare verso di lui o di lei. Questo è designato che si tratti di attenzione negativa o positiva. Quelli con personalità narcisistiche lavorano duramente per tenersi sotto i riflettori. Lui, o lei, parlo del narcisista, con i suoi trattamenti, quindi manipolazioni, trattamenti caldi e freddi, fa
fa sì che tu viva la tua vita in funzione di lui. Lui si, tu pensi spesso, lui si comporta così perché io ho sbagliato. Ti insinua il dubbio in te. E questo è sbagliato. Una persona che ti vuole bene, se ti deve fare delle critiche, te le spiega, te le fa con calma ed educazione perché ti ama e poi ti spiega la motivazione. Lui vuole che tu sia concentrata su di lui. Se ti fai la tua vita e dei tuoi hobby, non va bene, perché tu tutta la tua vita devi passarla sotto di lui. 3. Parla per te stessa. Ci sono momenti in cui ignorare qualcosa, semplicemente andarsene, è una risposta appropriata. Scegli la tua battaglia. Il narcisista ti provoca spesso, ti provocherà. Non cadere nella rissa verbale. Non stare alle provocazioni. Gira i tacchi e vattene. Quello che vuole è portarti nel suo terreno e distruggerti con l'esperienza. Quando ti ha fatto incazzare, ti avrà fatto incazzare, ribalterà la frittata dicendo che è colpa tua che sei pazza. Ricordati. 4. Stabilisci confini chiari. Una persona con una personalità narcisistica è spesso piuttosto egocentrica. Potrebbe pensare di aver diritto di andare dove vuole con te, curiosare tra le tue cose personali, ti prende il cellulare, ti guarda l'agenda. Forse ti danno consigli non richiesti. E si prendono il merito delle cose che hai fatto tu. Ricordati, poni dei limiti. La tua libertà personale, la tua privacy deve essere intangibile. Chi lo fa, chi abusa della tua privacy, della tua libertà personale, ti sta abusando perché appunto è un confine, è un atteggiamento completamente narcisistico. 5. Aspettati che ti respingano. Se resiste a qualcuno con una personalità narcisistica, può aspettarti che risponda lui. Una volta che parli e stabilisci dei limiti, potrebbero tornare con alcune richieste, potrebbero anche cercare di manipolarti facendoti sentire in colpa o credendo che tu sia l'unico ad essere irragionevole. Potrebbero fare un gioco di simpatia. Preparati a mantenere la tua posizione. Se decidi di rompere la relazione, fallo. Non minacciare, perché il narcisista sa che sei ancora innamorata. Sa più che altro che sei drogata da lui. E questo cosa dice? Dice, lei parla, parla, o lui, cioè la vittima, parla, parla, ma poi non agisce. Se prometti, mantieni, fondamentale. Non far sì che lui perda considerazione su di te, perché è l'inizio della fine. Quindi ricordati sempre, regola numero 6, poi dopo chiudo, se vuoi leggere il resto, guarda qua sotto l'articolo, qua sopra, dipende da dove stai guardando il video. Ricorda che non sei in colpa. Il senso di colpa uccide le persone, nel senso è un veleno, tu non sei in colpa. Se senti spesso ansia e confusione, significa che sei in una relazione tossica. Non sei in colpa, tagliala. La vita che salvi è la tua. Parti sempre da te stessa, è fondamentale. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche che si sanno immedesimare negli stati d'animo altrui sono un dono. Quindi, se questo dono, tienilo prezioso e tienilo veramente in considerazione. Se ti è piaciuto il video, clicca il like e clicca la campanellina. Ciao da Stefano.